diceva Sant'Agostino, curioso, strana cosa, tu ti guardi, guardi le stelle, guardi il mondo intero e ti meravigli, non ti accorgi che tu l'ammiratore, sei tu la meraviglia. Ecco allora, ecco perché le preghiere del mattino, l'esperienza di svegliarsi al mattino, accorgersi che ci sei. Io ancora oggi, io non mi sono ancora abituato ad esserci, ho già 91 anni, non mi sono ancora abituato ad esserci. E me ne accorgo al mattino quando mi sveglio. Quando mi sveglio al mattino, per me è una meraviglia ancora, dico ci sono, vedo, sento, perché aprire gli occhi, e gli occhi che erano puro bulbo, all'improvviso si illuminano, perché la luce non è negli occhi, gli arriva da di fuori, da miliardi di chilometri, e arriva a te, vuol dire allora che la luce è fatta conforme ai tuoi occhi, chi ha fatto la luce ha fatto i tuoi occhi. E allora, ecco perché dice Sant'Agostino, sei tu la meraviglia, impara a meravigliarti. Quindi la Chiesa vuole restituire a ciascuno la sua dignità, ecco il grande, ma la dignità dell'uomo in che cosa consiste? Ecco il grande discorso. E Dante lo fa capire molto 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 bene, Dante, noi diciamo, lo ripetete, la creazione, poi il sangue di Cristo, ma soprattutto poi siamo destinati a vedere Dio, l'ultimo canto, è una cosa infinita, immensa, insomma.